ci crede nel karma Davide Di Pasquale, nel senso lunedì scorso ultimo secondo fai un euro gol ma alla porta sbagliata dopo una partita da 7,5, questa sera lo fai nella porta giusta e poi contro la squadra, diceva Massimo, che non ti ha voluto quest'estate. Sì, no dai, diciamo che sono contento per il gol, ma la cosa più importante è aver trovato i tre punti in un campo difficile, loro sono comunque sia un'ottima squadra, quindi questa è la cosa più importante. Faccio la mia classica domanda: quando c'è un gol bello bello, raccontacelo. Ma è stato, diciamo, un bel gol, sinceramente non pensavo che entrasse la palla, poi dopo quando l'ho vista sotto l'incrocio ho detto è gol, quindi sono contento, un bel gol, sì. Soprattutto vieni da 180 minuti giocati ad altissimo livello. Sì, purtroppo con il Perugia sono stato sfortunato, sinceramente quando ho visto la palla entrare al 93esimo mi è crollato il mondo addosso, però alla fine il calcio è così, quindi diciamo è stata una bella partita. Pescara ha meritato di vincere secondo te, Davide? Ma sì, il primo tempo sicuramente abbiamo creato tanto, il gol loro è viziato da un fallo clamoroso non segnalato dal guardaline e poi c'era anche un rigore netto per noi, quindi... Dove avete anche rischiato di prendere la ripartenza? Sì, no, ma loro sono una squadra molto offensiva, quindi il mister gioca molto offensivo, però diciamo ci siamo difesi bene. Ti faccio l'ultima domanda mia a proposito delle qualità dell'Arezzo, senza Gucci che era squalificato, giocato sostanzialmente con tanti trequartisti che si muovevano senza dare riferimento, quanto è stato difficile? Ma l'hanno preparata bene, perché comunque sia ci sono giocatori molto importanti come Guccione, Pattarello, Iori, quindi loro sono molto tecnici, lavoravano molto sugli spazi, però siamo stati anche bravi noi a, diciamo, a farli giocare verso spalle alla porta. Studio per una domanda a Davide Di Pasquale, poi arriverà Davide Merola con noi. Fabio. No, io ragazzo volevo chiedere col senno di poi se poteva entrare un po' prima in questo 11 titolare, perché poi si è visto nelle ultime due partite che stava bene, o ha fatto bene il mister a gestirlo come ha fatto. No, io sono a disposizione del mister, quindi qualsiasi scelta fa il mister io la rispetto e lavoro in settimana, quindi assolutamente, siamo 24 giocatori, siamo forti perché siamo giovani ma siamo forti, quindi possiamo dire ancora la nostra su questo campionato.